Dato, buonasera, per chi non mi conosce sono il dottor Giuseppe Petrarria, sono funzionario della regione siciliana, sono stato nominato commissario straordinario del vostro comune con i poteri di giunta e sindaco. Per chi non lo sa, diciamo, l'attività del commissario straordinario normalmente diciamo, è finalizzata al garantire la continuità della gestione amministrativa dell'ente attraverso l'adozione degli atti di ordinaria amministrazione e ovviamente tutti gli atti che si rende necessario adottare in casi particolari. Questo è giusto per fare una premessa. Ringrazio intanto il Presidente del Consiglio Comunale per avermi invitato alla seduta del suo Consiglio Comunale, tutti i consiglieri comunali, i sindaci qua presenti, e ringrazio il Consiglio Comunale per gli interventi che hanno fatto, che ritengo tutti pertinenti, e tra l'altro la cosa che ho gradito particolarmente è quello di constatare che alla fine, come giustamente diceva il consigliere Campanella, se non mi ricordo male, insomma, c'è una certa convergenza in quelle che sono le diverse stanze, le diverse iniziative che ciascun gruppo politico intende portare avanti in questo sforzo di mandato che rimane la gestione del comune assieme come stato straordinario. Quindi ringraziare tanto per questo, intanto con la precisazione consigliere dottore Sardo per quanto riguarda la mia presenza presso il comune. E devo precisare che intanto il numero delle ore di permesso che un amministratore straordinario ha per amministrare un comune essendo un dipendente pubblico, nel caso specifico dipendente dell'amministrazione regionale, gode di un numero di ore di permesso previsto per legge, la legge 22 del 2008, la quale prevede che nei comuni fino a fino a 40.000 abitanti è previsto un numero di permessi mensili di 36 ore settimanali, 36 ore mensili, escluso il viaggio. Tenga conto che essendo un pubblico dipendente e contestualmente questa portata non è che vengano meno gli impegni d'ufficio, per cui in questa prima fase del mandato per un tipo di organizzazione che l'ufficio a cui appartengo si era già dato non mi ha consentito di poter essere più presente presso il vostro comune nonostante l'avrei voluto con il mezzo che c'è. 36. Però diciamo è il mio impegno e mio intendimento, infatti ne ho già parlato anche con i miei collaboratori, che da settembre farò in modo da potermi organizzare in maniera diversa e poter essere presente presso il vostro comune almeno un paio di volte a settimana, più di tanto credo che non sia fattibile. Quindi diciamo, la mia presenza sarà un po' più costante rispetto a questi incontri una volta alla settimana, quindi avremo modo anche di vederci più spesso, anche più tempo da poter dedicare struttura burocratica che sicuramente ha bisogno di qualche piccolo correttivo per quel minimo che ho avuto modo di constatare in questi pochi giorni che sono venuto qua presso il comune. E capisco benissimo di non essere in grado di poter dare risposta a tutte le istanze che mi sono state rivolte questa sera, credo che sia anche normale che seduto passante non possa avere le risposte pronte per tutte le singole domande che mi sono state poste. Quello che vi posso assicurare è semplicemente una cosa, cioè che io normalmente per mio carattere, per mio modo sovrano, sono abituato a fare le cose con un certo impegno. Quindi quando mi immergo in un'esperienza, l'impegno che normalmente metto a disposizione è il massimo. Quindi questo se può essere, può essere utile, posso confermare il mio massimo impegno. Alcune problematiche di cui mi avete accennato questa sera le conoscevo già perché alcune mi erano state già riferite dai dirigenti della posizione organizzativa del comune, altre me ne ha parlato la segretaria, altre le avevo prese da qualche incontro che ho avuto con qualcuno di voi. Problematiche ce ne sono tante anche nell'ordine dell'amministrazione, però questo da parte anche della quotidianità che chiaramente vanno affrontate ma non risolte. Per quanto riguarda invece le due problematiche o i due aspetti che sono stati evidenziati per quanto riguarda intanto
l'utilizzo dei fondi ANAS, questa è la compensazione, qui ho capito che non sta detenendo parecchio e che queste risorse vengono utilizzate nel modo migliore. Posso informare, diciamo, di quello che mi è stato riferito dagli uffici e anche da altri sindaci che sono stati interessati da questi lavori tra 640, che diciamo, a breve l'ANAS dovrebbe convocarci per sottoscrivere questa convenzione. Convenzione che, diciamo, il contenuto dovrebbe essere quello di una proposta che l'amministrazione comunale ha fatto all'ANAS. Sul contenuto di questa convenzione, circa le opere che l'amministrazione ha ritenuto di mettere, di elencare in questa convenzione, non mi saprei dire. So che c'è stato un altro indirizzo da parte del Consiglio Comunale. No, la mitigazione è stata un po' disattesa. La cosa che io ho pensato di fare sarebbe questa. E di questo che siamo in questa fase in cui a breve, come vi ripeto dalle notizie che ho preso, saremo chiamati a sottoscrivere questa convenzione. Io pensavo che una volta sottoscritta la convenzione e letto il contenuto, vedete ci sono vincoli per quanto riguarda le opere che bisogna realizzare con questi finanziamenti, vedere se ci sono eventualmente, sempre che diciamo, sia opportuno le loro ordinate tale, intervenire se diciamo, l'elenco a suo tempo presentato sotto forma di proposta e sottoscritto, diciamo, dall'ANAS e dall'amministrazione comunale, se posso, diciamo, intervenire con qualche correttivo e magari inserire qualche altra opera che magari voi ritenete prioritaria rispetto ad altre che sono state inserite e che magari possiamo. Dico questo, ritengo questo opportuno aspettare di avere il documento, leggerlo, attenzionarlo, verificare che tipo di possibilità ci sono di intervenire. Secondo me vi posso dire. Per quanto riguarda il problema del piano regolatore, quando onestamente mi è stato sottoposto, la prima cosa che ho pensato, quando ho detto, ma non avevamo le gare dell'85, insomma, dovevamo pensare che il problema lo posso risolvere io, dopo 35 anni, che non si può seguire il piano regolatore, si è un po' arenato alle varie uffici, ai progettisti. Però quando poi nello specifico, oggi pomeriggio l'architetto Vinti mi ha un po' in maniera molto succinta rappresentato, diciamo, lo stato del procedimento del piano regolatore, ritengo che da parte mia io ritengo di non creare nessun ostacolo nel normale proseguimento dell'iter dell'approvazione del piano regolatore. Quindi se possiamo dare un input, una spinta a che questo programma vada avanti. Certo, come giustamente diceva il consigliere Bova, non ricordo come si chiama, il dottor Gata, e tante volte, diciamo, uno magari dava spinta, l'iniziativa non si perfeziona nel breve periodo, ma quella spinta può servire anche perché quell'iniziativa si perfeziona, anziché fra 2 o 3 anni si perfeziona nel giro magari di un anno, quindi anche accorciare i tempi. Posso assicurare la massima collaborazione, cioè il fatto di sapere che il consiglio c'è, quindi posso anche contare sulla vostra collaborazione, visto che siete un po' anche spogliati dei vostri ruoli di appartenenza, non di una sua posizione, possono anche lavorare con serenità. Una cosa che vi chiedo, come giustamente diceva poco fa il Presidente, è quella di sollecitare nel limite possibile l'approvazione di questi due strumenti finanziari, che sono quelli che poi ci consentiranno di poter anche operare e garantire anche il funzionamento di alcune servizi. Questo è quello che vi posso dire, con alcuni di voi la volta che ci vediamo. Avremo modo di rivederci in altre circostanze, quando io sono qua per venire a trovare, faccio una chiacchierata di più o meno, dei problemi che magari ritenete di dovermi sottoporre, che posso farmi anche promotore o magari dare qualche spintarella, qualche funzionario per far sì che le cose vengano risolte magari in tempi brevi. Ci sono le spintarella. Mi pare che il ragioniere Volpe ha dato delle spiegazioni molto esaustive. C'era quello che possiamo fare.
quello che possiamo fare, penso, se è fattibile, cioè intervenire nei confronti della società sociale cercando di rappresentare l'emergenza. Io non so se sente sociale che tipo di contratto, che tipo di rapporto lavora con noi, perché mi è sembrato capire che nell'organico del comune non c'è una assistente sociale, quindi presumo che sia qualcuno. Per carità, io scuso perfettamente il suo suggerimento, mi ha fatto piacere sentire da parte del funzionario responsabile che la procedura va avanti, che a breve saprebbero anche poter fare questi lavoratori, perché si può una bocca d'ossigeno a tante persone che sicuramente hanno bisogno. Però ci ritengo che non ci si può permettere il lusso di perdere delle opportunità come queste che stiamo parlando, sia della prossima volta per il servizio civico, che assieme a cantieri di lavoro riescono ancora a dare l'ossigeno a quelle famiglie che purtroppo non riescono ad avere la possibilità. Ogni fratello di Mosca non so della sostanza. Io vi ringrazio per l'attenzione che mi avete prestato, vi ripeto, la mia collaborazione massima. Il mio